Rinfrescare con la nebulizzazione. Ciao, oggi parlo di come raffrescare un locale con l'uso di acqua ultra pura nebulizzata. Il sistema, ancora poco conosciuto, permette di raffrescare con un bassissimo costo dehors, gazebi, ristoranti, bar, alberghi, abitazioni, magazzini, capannoni, mercati, ambulatori, ma anche canili e ricoveri per animali in genere. Miniera, in collaborazione con un'azienda italiana che detiene il brevetto di un prodotto non chimico che, mescolato all'acqua nebulizzata, riesce, oltre che a raffrescare, anche ad eliminare tutti gli odori di cucina, di immondizie, di prodotti organici, insomma, qualunque tipo di puzza che possa dare fastidio. Con la nebulizzazione si elimina anche la presenza delle simpaticissime zanzare che nelle serate estive ci usano come dei distributori di sangue, almeno ce lo pagassero. Il sistema è semplice. Un osmotizzatore miniera, una pompa a pistone ad alta pressione, della tubazione in plastica per alta pressione, dei nebulizzatori di ottima qualità e o dei ventilatori. Il metodo fisico per cui questo sistema di raffrescamento funziona è altrettanto semplice. L'acqua, per evaporare, utilizza l'energia termica, quindi consuma calore, proprio quel calore che è presente nell'ambiente. Quindi, l'acqua, appena viene nebulizzata, tende a diventare vapore acqueo e per fare questo ruba calore all'ambiente circondante. Con questo sistema si possono avere fino a 10 gradi in meno rispetto all'interno dell'area descritta dal circuito idraulico nebulizzante. È possibile raffrescare tutto il perimetro della casa, ottenendo all'interno una temperatura più confortevole senza dover installare e accendere i costosissimi e poco ecologici climatizzatori. Un altro sistema è legato sempre alla nebulizzazione, ma aumentando la potenzialità grazie a dei ventilatori. Potete trovare delle cose simili nell'aspetto, ma non nella durata, anche in rete. Sono dei ventilatori che alla base hanno un bidone con dentro l'acqua, una pompa per acquari che muove l'acqua davanti al ventilatore e si aumenta il potere raffrescante del ventilatore. Ma l'acqua non è nebulizzata, quindi bagna. Infatti, la cosa bella del nebulizzatore è la capacità di polverizzare l'acqua così tanto che anche tenendo la mano a pochi centimetri dall'ugello non si bagnerà. La nebulizzazione, come ho già detto, toglie di mezzo le zanzare dall'area delimitata. Se sei un barista, un ristoratore, un albergatore, quale plus puoi dare ai tuoi clienti senza l'utilizzo di prodotti chimici che possono dare magari fastidio ai bambini o alle persone allergiche, ma anche a te e ai tuoi dipendenti. Pensi sia un bene respirare tutte le sere quelle porcherie chimiche? Questo vale anche per te che sei un privato. Se fai un perimetro intorno alla casa, oppure anche solo intorno alle finestre, se abiti in un condominio, non pensi che potresti risparmiarti un sacco di questi veleni? Ah già, che stupido. La pubblicità ha detto che per noi esseri umani il prodotto anti-zanzara sono innocui. Infatti ho sentito dire che bisogna areare il locale prima di soggiornarci, proprio innocui. Pensa che se abiti in città potresti anche tenere fuori di casa tutto l'inquinamento delle automobili, ovviamente aggiungendo un po' del nostro prodotto magico, ma non chimico, che fa precipitare tutti gli oli, i grassi, gli odori e molto altro ancora, ma te lo spiego in un prossimo video. Per eliminare il problema dello smog e l'inquinamento dell'aria di casa, Miniera ha nel suo carnet di prodotti ecologici, creati anche in collaborazione con altre aziende italiane serie, e che hanno sempre a base l'acqua. E nei prossimi video vi darò ulteriori informazioni su questi prodotti. Bene, anche con questo video è tutto. Se sei interessato ad eliminare i problemi legati all'acqua nel modo più ecologico possibile, scrivimi o telefonami e richiedimi un preventivo. Se conosci qualcuno che è interessato a voler raffrescare gli ambienti in modo ecologico, dagli i miei recapiti. Ti ringrazio per quanto farai e per l'attenzione che mi hai dedicato e ti aspetto al prossimo video. Ciao!